Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi vi farò vedere un paio di idee sfiziose e gustose per preparare un aperitivo sano e leggero. Perché, come vi ho sempre spiegato, bisogna stare un pochino più leggeri durante l'aperitivo per poterci godere la cena. Partiamo con i tulipani, che sono veramente una garanzia. Li ho preparati utilizzando il pomodoro ciliegino, l'erba cipollina e Philadelphia allo yogurt greco. Andiamo a vedere come si preparano. Bisogna incidere il pomodoro, così facendo una sorta di croce. Poi, con l'aiuto di un cucchiaino piccolo, lo puliamo bene, togliendo tutti i semi, così. E una volta che risulta bello pulito, lo riempiamo con il nostro formaggio. Così. Mi raccomando, non esagerate tanto con il ripieno perché sennò poi si aprono. E andiamo a posizionarlo nel nostro piatto. Proseguiamo con i tartufini. Per realizzarli ho utilizzato il Philadelphia alle erbe mediterranee, l'ho mischiato con del grana padano e ho aggiunto un po' di pangrattato per renderlo un pochino più compatto. Infatti il risultato finale sarebbe questo. Prendiamo una piccola quantità, formiamo la pallina. Poi andiamo a decorarla con i semi di papavero oppure con la granella di nocciola, mandorla oppure, se vi piace, anche l'erba cipollina tagliata finemente. Ecco il risultato finale. Come vi sembra? Fatemelo sapere qui sotto. E per finire, i bicchierini ripieni di tzatziki e varie verdurine. Oggi vi farò vedere la ricetta, quella tradizionale, in modo un pochino più veloce e facile da realizzare. Mi serve una ciotola, ovviamente yogurt greco di buona qualità. Mettiamo tutto in una ciotola. Per realizzare lo tzatziki sono indispensabili due ingredienti: l'aceto di vino bianco e l'anetto, ovviamente bello fresco e non quello disidratato. Prendiamo il cetriolo. Io nella mia versione non aggiungo l'aglio perché l'aglio a crudo risulta un pochino più pesante e difficilmente digeribile. A me piace la versione senza l'aglio e so che anche in tanti la preferiscono così. A differenza della ricetta classica dove il cetriolo andrebbe grattugiato, io ve lo farò vedere oggi tagliato a coltello. Uno, perché è molto più facile, due, perché non serve strizzarlo e asciugarlo. Perché se sbagliate quel passaggio risulta molto liquido se non viscido. Quindi lo tagliamo a pezzetti. Andiamo a renderlo proprio fine fine. In questo modo è anche molto più facile. Infatti, questa è la ricetta della nonna. Ora andiamo a mettere i pezzettini di cetriolo nello yogurt. Così. Aggiungiamo un pizzico di sale, il nostro anetto fresco tagliato con le mani, non serve il coltello. Poi aggiungiamo un po' di aceto di vino bianco
tagliettiamo con un po' di olio extravergine di oliva e amalgamiamo. Ed eccolo qui, tutto pronto per essere mangiato in ogni modo, si abbina infatti con tante portate. Adesso che è pronto, lo mettiamo nei bicchierini insieme alle nostre verdure preferite. Cosa ne pensate di questo aperitivo sano e leggero? Voi di solito come lo fate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui al mio canale per rimanere sempre aggiornati. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!